Venerdì 20 maggio alle ore 20 Consiglio Comunale a Sala Consilina in prima convocazione nel corso del quale saranno affrontati e discussi diversi argomenti tra cui anche il regolamento per l'utilizzo di body cam e dash cam in dotazione agli agenti di Polizia Municipale. Una novità assoluta che porta il Comando Vigili di Sala Consilina ad essere all'avanguardia in quanto primo nella provincia di Salerno e tra i primi nel sud Italia a dotarsi delle strumentazioni video che si stanno invece diffondendo nel mondo centro nord dove già diversi enti comunali hanno adottato la nuova tecnologia a tutela delle comunità locali. Dal garante per la privacy lo scorso settembre 2021 è arrivato l'ok ok per l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine delle telecamere indossabili specificando anche che contesto ed in quali situazioni potranno essere utilizzate. Il comune di Sala Consilina, guidato dal sindaco Francesco Cavallone, quindi si attiva per dotare gli agenti della polizia locale delle apparecchiature che per ciò che riguarda le bodycam saranno utilizzate da agenti individuati dal comandante Felice Mollo, previo a un corso di formazione per il loro utilizzo da parte dell'agente o degli agenti che saranno individuati, mentre la dashcam, ossia la videocamera per i veicoli, sarà installata sul nuovo mezzo che a breve sarà acquistato dall'ente comunale per ampliare il parco macchine della Polizia Municipale. L'arrivo del nuovo comandante Felice Mollo alla guida della Polizia Municipale di Sala Consilina porta quindi con sé una serie di novità importanti che stanno potenziando il servizio su tutto il territorio. A breve infatti, oltre all'acquisto di un nuovo veicolo, è previsto anche l'avvio del concorso per nuovi agenti che arriveranno a Sala Consilina e che consentirà anche di definire gli agenti che saranno chiamati ad indossare le bodycam, previo il corso di formazione speciale. Le bodycam, infatti, pur installate sulle divise degli agenti in maniera visibile, non potranno essere attive sempre, ma l'agente autorizzato potrà attivarle solo in casi ben specificati e di fronte a ben precise fattispecie di reato. In vista quindi dell'arrivo delle nuove apparecchiature, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cavallone è chiamato ad approvare il regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videoripresa in cui saranno definite le prescrizioni di utilizzo delle strumentazioni, i casi in cui le CAM potranno essere attivate ed il metodo di salvataggio e conservazione dei dati raccolti. Il Comune di Sala Consilina e il Sindaco Francesco Cavallone, insieme al Comandante Mollo, sono quindi al lavoro con nuovi investimenti in vista del potenziamento del personale a disposizione e per rendere il servizio di polizia locale sempre più efficace ed efficiente a tutela dell'intera comunità, oltre che a tutela degli stessi agenti in servizio. Nuovi dispositivi che renderanno il Comando Vigili di Sala consilina all'avanguardia ed innovativo rispetto a tutti i comuni salernitani.